3, ma cosa stai facendo? Mi sto mangiando tutta la costosa! No! Che schifo! Che io non lo voglio questo qua, dai! Scusa! Prova anche tu! No! No! Zitto, no! Per favore, mi schifo, ti infesto col cavalluccio! Vabbè, i bambini forse... No, che schifo, sono entrato dentro! Dove... Ah! Che schifo! Tieni, aspetta. No, dammi! Che schifo! Sei scivolato sopra! Ben ritornati su Use Your Daddy. Oggi c'è un nuovo aggiornamento e noi ovviamente dobbiamo esplorare. Che cacchio ci facevi tu a quattro zampe? Sono il vostro papà che vi controlla con due occhi a quattro zampe. Così. Dai zitto. Vai via! Mostro! Allora, ragazzi, vi faccio vedere la chicca nuova di oggi nella casa del papà. Sono venuti i muratori. I muratori, come prima cosa, come tutte le volte, si sono sgamagnati la mamma. Prima di tutto. Davvero? La mamma chiama sempre la solita impresa: martelli duri. Aiuto, la conosco! Con manici lunghi. Però dopo che hanno fatto questa cosa, il papà poverino non ha potuto obiettare, perché lo picchiavano, poverino, una roba triste. Hanno costruito l'attico. Vedete quella botola che c'è là sopra? È l'attico. Ma dobbiamo trovare il modo di aprirla. Si apre. Adesso scopriremo il modo, prima o poi. Ma prima di tutto, ma prima dobbiamo farci una bomba. Brava, bravo. Bomba! Papà, sì! Sta lì, papà. No. Sto morendo, papà! Sto morendo! Arrivo! Sto morendo! Arrivo! Sto morendo! Vicino! Da morire! Mangia la frutta! Grazie, oh, ancora, me ne serve più! Se vomiti parecchio, poi ti passa! Me ne serve più! Qua. Oh, grazie! Ecco qua! Perché è tornato buono, vado via! C'è un problema, vedo attraverso la casa in questo punto. Sì, è successo anche a me, non ci andare più! Non ci andare in quel punto, è brutto, no, ma è un po' su tutte le scale, eh! Cioè, questo è il lavoro dei muratori fatto poco bene, comunque, eh! Va detto! Cioè, qui... pagarli. Ma loro si fanno pagare dalla mamma, è incredibile. Ho capito, ma la mamma, quanto pare, sta botta non l'ha pagati, perché non si spiega, se no. Li ha pagati. No, non l'ha pagati, mi ha detto che non l'ha pagati. Vieni qua, papà, adesso basta. No! Dobbiamo insegnarti a essere l'uomo di casa e non ma a farti mettere sotto. Ma insegnarti le cose. No! Più forte! Sento, papà, ti tolgo una mazza. Basta! Allora, prima di tutto, vuoi che andiamo in palestra a ammazzarti? Perché sai che è possibile adesso, come l'ultima volta. Non c'è andare in palestra, che di sotto ti fai pezzi, ti fai male. Allora, brutto stupido di un papà imbecille, prima di tutto, se viene... Cos'è stato? Mai fatto un clacson con la bocca? No. Che ho cacchio? Fatto che devi guardare in questo cassetto, per favore. Cioè, ti ha fischiato! Cosa hai fatto? Ma mi hai fischiato? Non ti ho fischiato, non ho fatto niente, ma c'è una saponetta, ti prego, mangiala. Oh, ascolta, zia, io ho sentito che fischia, a parte perché sei morta, hai gli occhi chiusi, cosa sta succedendo? Ma che senso? Perché non c'hai gli occhi chiusi? Che dici? Mi hai fischiato. No, io al massimo ho fatto, ma non ho fischiato. Sei scema. Ma non ho fatto fischiare. Non siamo un cane, al massimo io. No, tu sei peggio. Mangia. Un cane, magari. Sei un rabarbaro. Mangio il sapone, vediamo che cosa succede. No, che fai le bolle, che infatti lo sapevo. Bellissimo, papà. Ma sei pulito. Vuoi la frutta? Sì, magari. Mangiamo la frutta. Mangiamola, ecco, una frutta, dai, che ci fa bene. Ragazzi, però dobbiamo trovare il modo per salire lì in soffitta. Appunto! Secondo me sai che ci vuole uno sgabello. Secondo me sai dove devi andare tu. Io? Proprio tu. Dove? A quel paese. Perché? Magari. Perché sei una bambina antipatica, starnazzi. Oltretutto, prima mi hai starnazzato. Va bene, allora io sto qui. Allora io, prima di tutto, secondo me, per aprire la soffitta ci vogliono dei buoni muscoli. Muscoli grossi. Quindi prendo subito questo bellissimo peso e mi faccio il braccio. Guarda come sei sad. Oh, come sei macione. Oh, fiero di mio figlio. Guarda che push ups. Zumba zunga. Sei zumba, talmente poco atletico che non sai neanche che cos'è un push up. Che da questo fa. Sì. È quello. Aspetta, adesso ti aiuto io a capire cos'è il push up. Ma quanto hai tirato forte. Vediamo se riusciamo a replicare la morte del papà. Giochiamo a biliardo.
lasciami in pace, sono tuo padre, ti metto in castigo, ti metto in castigo. Oh, perché non si infilza il papà quest'oggi? Spostati da lì, imbecille. Guarda un po'. Eccolo. Ecco qua, era la posizione. Cretino. Aia, aia, non mi rialzo. Dai, andiamo a cercare la scala, dai, che voglio vedere che cosa c'è. Uno scalino lungo e grande. Aspetta che il braccio grosso non mi permette di salire agevolmente le scale. Papà, mi prendi in braccio per salire le scale? Dove sei? Sei questo qua, vieni qua, sì. Ecco qua. Ecco, grazie. Andiamo. No, ah, mi posso liberare prendendoti a cazzotti in faccia. No, bellissimo. Non mi sei... Ma oddio, ma quanto sei aggressivo. Hai fatto volare. Sei un monello. Due muscoli del genere li invidiano nel Midwest. Aspetta che mi prendo questa taser qua. Sia mai che qualcuno cerca di acchiapparmi di nuovo, eh? Bravissimo. Aspetta, però, Anna. Io, lo voglio io. C'è? Vedo che questo... Allora, prima di tutto non devi essere contento di quando ti punisco, perché altrimenti io non ci provo gusto. E questa cosa te l'ho spiegata 15 volte e non mi capacito di come tu una cosa così semplice non la capisca. Non riesco a comprendere la lingua. Allora papà, a questo qua hai fatto un lavoraccio, comunque non capisce nulla. Scusa, non hai visto tua sorella e te che siete venuti perfetti, quasi scolpiti nella roccia, e poi vedi lui? Scolpiti, cioè, nella roccia, si capisce? Sì. Lui è venuto veramente male, io lo sparo. Glielo do proprio. Collo! Glielo do a lungo. L'ho consumato il taser addosso a lui. Non riesco più a muovermi. Dai, è tutto storto. Sembra un OS. Guarda, è sempre meglio di prima. Comunque. Fermato la mua. Dai, zitto. Ma scusate, come non riesco a capire? Posso darti un consiglio? Sì, quello che vuoi. Potresti aprire questa ventola qua e secondo me ti porta sopra, Quale? Questa qua? Questa qui, Lion Bimbo, questa! Non dar retta al papà questa! Quindi tu dici che da sopra poi io vi apro la cosa. Ah, è vero! Woohoo! No, c'è un pipistrello! Che figo! Scappo da lì! No, quello lì lo dobbiamo far attaccare a Stregato sicuro. Cioè, dobbiamo capire come si fa. Si prende la rabbia e muore, eh? È terribile. Vai, Lion! Vado! Aspetta! Aspetta! No, Anna ha rotto le cioè, già. Dai, c'è un micino! Ho visto. Però dopo stai zitta, Dopo stai zitta! Mister Taco, lo possiamo cavalcare. Oh, che figo! Non cavalcate i gatti, è bellissimo! Ah, guarda, miagola pure. Molto piano. Amici, mamma, prendi le cose. No, stai zitto. Dai. Oh, zitto. Dai, le scale. Poi, vediamo cosa. C'è il laser. Quello lì che ti fa venire. Che figata. Aspetta, Stregato, stai fermo. Provo a puntartelo negli occhi. Non faglielo. Cosa che non dovete fare mai. Perché danneggia la retina. È gravissimo, Fermo. Vedi? Non vedi più, è bruttissimo, vedo tutto rosso. È educativo, esattamente, non fatelo mai. I laser sono molto pericolosi, non si puntano, non si comprano proprio, secondo me è una cosa proprio pericolosa. Quindi questo qua lo buttiamo via, non ci piace, non lo vogliamo, terribile. Non ci piace, fa schifo. Invece ci piace questa TV che si chiama da Dio. Quindi questa è una TV che si vede da Dio, bellissima, no? Ultimo modello. E c'è scritto non la accendere, e c'è scritto c'è un motivo se l'abbiamo messa qua su. Secondo me parte la setta di The Ring. No, non è vero. Allora aspetta, tu accendi e io ti dico se si può. No, va spostata. Allora, vostro papà. Stai zitto, no. Ma trovati degli amici, papà. Mamma vai mia. A giocare a bowling. C'è una è presa. È per questo che la mamma non ti vuole. Non c'è una spina della corrente qua sopra, ragazzi, però, E come facciamo? Non possiamo attaccare la televisione. La attacchiamo dopo, vediamo tutte le altre cose che ci sono qua dentro prima, Allora c'è il motoscafo di papà di quando andava a pesca. Ma molto brutto. È grosso! Poi c'è la sedia a dondolo di papà. Che... Oh! Dondola, ti prego! È bruttina, è veramente brutta, papà. Cioè, ti stai preparando per la pensione, secondo me, con questa sedia. Poi c'è la bussola di papà. Guarda che bellezza. Oh, quella è rarissima, se la rompete. Ascolta, secondo me tu sei scemo proprio in testa, Allora, quando io ti ho parlato direttamente dicendoti la sedia, non hai risposto. E già lì mi sono girato un po' le palle. Adesso che non ti stavo cagando di più, di nuovo. E adesso mi parli. Laia, presto, sta scadendo il tempo. Allora, Alex, adesso chiedi perdono, sei veramente un imbecille. È vero, hai ragione che non mi metti perdono, sono proprio uno stupido. Che sembra solo che ti sta pigliando in giro comunque, quando fa così. No, vai a prendermi in giro, fammi salire anche a me, ti prego. No, soffri. Dove sei andato? Non è entrato dentro sta cosa, ma... No, non mi piace, secondo me...
qua il centro dell'azione è quel televisore da Dio. È anche questo. Di brutto, ma anche questo. Ci deve essere una chiave da qualche parte. Vabbè, non vi preoccupate. Tanto adesso facciamo il secondo round, quindi abbiamo tempo. Qua c'è la giara di un altro nostro parente. Vedete? Che è stato cremato. Ma è nonno. Non rompetela, eh. È troppo tardi. No, Oh, era spiritico, mi sa questo, eh. Vedete che è tutto verde? C'ha tipo mezzo posseduto. È tutto senso! Madonna, io sono tipo tutto intossicato. In più, c'è il proiettore. E lì c'è la presa, vedete? Ah, mannaggia, è finito il tempo. Ma dobbiamo mettere la TV! E anche il proiettore, secondo me, parte qualche filmino di papà di quando era giovane. Ai ai ai. Cambiano le cose, però un brutto ci deve essere sempre in questa famiglia. Oh, ma chi è il brutto? Io? No! Meglio di quanto sono! Mamma. Ma secondo te condivide come quell'altro anche la passione per il cestino? Il cestino. Oh, senti che odore! Ecco chi ha preso da me! Secondo me questa è una cosa un po' di famiglia. Lasciatemi qua voi, eh! Sì, rimani lì, dai una gustata! Intanto io vado a dare un'occhiata all'armadietto del papà, che mi sa che anche oggi... Non giocare con quelle cose! No, Lion, scendere Lion, è un piacere! Prego. No! Sparza! No, che schifo! Che schifo! Devo salvarti, ma sto morendo! Papà, aiuto, vieni sto morendo! Qua, vieni qua! Ancora nel bisogno. Verde. Ok, grazie. Attento perché anche quella bambina lì sta. Ma quanto avete mangiato? Ti piace frutta. Bere la bomba? In realtà tu non hai bevuto la bomba, tu hai bevuto lo vomito che io vomitavo addosso a te. Che schifo! Ma perché l'hai dovuto dire? È quello che è successo. Ritorniamo in soffitta, ragazzi, perché ancora ci sono misteri che non abbiamo svelato e noi dobbiamo coprire ogni dettaglio. Allora, prima di tutto il pipistrello. Secondo me bisogna far morsicare qualcuno, non ho idea di come si faccia. Ma diventi tipo un vampiro! Bellissimo! Immagina. È bellissimissimo! Io voglio andare io, ti prego! Aspetta, allora. Prima. Io voglio diventare Batman! Proviamo a sistemare la cosa della televisione, che la vedo un po' difficile, Però non è impossibile. Allora, provo a lanciarla. Ok, abbastanza bene. Prendo il filo. Devo attaccare il filo là sopra. Non vorrei. È difficilissimo, come fai? Io ho paura che potrebbe servire il papà per farlo. Devi essere delicato. Però non voglio il papà, perché il papà poi mi fa danno. Io conosco Stregato, quello lì fa sempre danno. Ma non ci arriviamo là sopra, non ci sono sgabelli o scale. Allora, Stregato, ascoltami bene, ti apro le scale. Devi fare solo quello che ti dico io, con una precisione estrema. Allora, ho aperto le scale, sali. Sto per salire. Ok, sali le scale. Oh mio Dio, quanto è brutto. Arrivo, Sì. Ok, fermo. Allora, adesso vedi che c'è una televisione qui con una presa elettrica alla televisione. Sì, la vedo bene. Allora, tu devi prendere la presa, non la televisione. Non è lì, è qui. Vabbè. Ah, arrivo, scusa. La presa, il plug, si chiama plug. Ok. Prendi la presa. Ok, prendi plug. Ok, la prendo. Ok, ma quella non è, ma quella è quella del proiettore. No, prendi la presa che prende lui. Oh mio Dio. Lion, da diretta, fagli prendere la presa che vede lui, ti prego. Prendi la presa che vedi tu. Ma mio Dio, che fastidio che sei. Della TV. Della TV. No, papà, ascolta. Mi devi indicare perfettamente dov'è. Ma tu non vedi la TV, scusa. Ah, non la vedo. Vabbè, aspetta. Allora, prendi la presa del proiettore, vediamo quello almeno, dai. E attaccala lì sopra. Vai, la metto subito. Oh, Anna, ti vuoi Guarda. Oh. Oh, un film. Ah, se si vede la mamma spogliatina, vi giuro mi arrabbio, Allora, è un papà che sta preparando la colazione, probabilmente. E ci siamo anche noi. Che andiamo in giro lì sul tappeto a giocare con i nostri cubi. Sicuramente succederà qualche plot twist, no? Qualcosa di interessante. Magari ci fa vedere che c'è qualcosa nascosto di pazzo. Sta ancora in cucina, vedi? Sì, sta ancora in cucina. Sta preparando qualcosa di buono, credo. Oppure sta. Sta mettendo. Sta coprendo le prese. Le prese, i copriprese per evitare che noi moriamo. Molto gentile questo papà. Ma noi stiamo lurcando verso il forno. Nel forno perché ci piace. Però, e l'abbiamo pure acceso e ci che siamo chiusi. Che bella cuccia quella! Vabbè, ha un video di noi che ci infiliamo nel forno. E lui ti dice però, no, bambino, te lo spengo. Ah no, ci chiude di nuovo dentro. Vabbè, sentite, il suo filmato fa un po' schifo. Fa uno schifo, andiamo via!
Bah, potevano anche non metterlo, sto filmato. Ma infatti, cioè io mi aspettavo chissà che, qualcosa di wow. Ci sono anche delle pillole però, e delle... Aspetta. Allora, queste si mangiano, vediamo un po'. No, stai bene però. Ormai. Mangio anche queste, non so cosa siano. Buone. Inizio a stare male, papà, stai pronto con la medicina, Sì, sono curato te. Allora, le pillole erano buone, servivano davvero per curare. Buono, buono. Però rimane... Aspetta. Forse riesco ad attaccare la TV, Così. Bravo, che sei più utile di me. Aspetta. Oh, e se ti porto la sedia a dondolo? Aspetta, stai buona. Quasi. L'ho attaccato. C'è l'altro. Aspetta. Ci riesco. Ci vuole quell'attimo di... Vai che sei bravo. Allora, prendo la giusta, questa. Ok. L'ho attaccata. Ma è esplosa. Aiuto. Ragazzo, sono morto. No, come sei morto? Cavolo. Non vi preoccupate, avevo anche un'altra vita comunque, quindi sono di nuovo con voi. Ma nella mia stanza c'è un defibrillatore. In che senso? Che senso? Voglio vederlo. Aspetta papà, stai fermo perché stai avendo un mancamento, fermo. Salvami tu, ti prego. Questo mi sa che serve per salvare gli altri morti, tipo quello. Che cosa carina. Lion, però dobbiamo trovare la chiave, quella che apre la cassa. Scusa bambino orribile, puoi evitare di portare in giro il mio... Mi piaceva portarti in giro. Non lo toccare mai più, ok? È il suo unico amico. Non lo devi toccare più. Lo capisco bene. Non devi toccare, devi stare lontano dalle mie cose. Era la mia bambolotta. Non è la tua bambolotta, è il mio misero corpo, ok? Secondo me la chiave potrebbe essere qua nel soffitta, però non è detto. Quindi magari date un'occhiata anche ai piani di sotto. E chi la trova per primo è bravo. Io cerco qui. Anch'io! Magari sta dentro. Cerco! Camera di papà! Magari sta sotto la barca. C'è un po' di spazio insieme a Mister Taco. Povero Mister Taco che si va a nascondere qui nella soffitta perché gli stiamo sulle balle noi. Oppure magari potrebbe essere che... Dove la bussola di Natale? Ti porta direttamente alla chiave. Però non credo, Indica. No, potrebbe essere. Indica un punto. Sì, secondo me la magari bussola. Magari c'è un tesoro. La bussola porta. La bussola. Porta da qualche parte. Sono un po' spompato però. Non so perché, credo tutta l'energia di giocare qui in soffitta mi ha privato. Usa il triciclo o Mister Taco per muoverti? Me lo dicevi prima, io lo facevo. Ma sono sceso perché tu ogni volta mi fa così. E c'è il cane nello studio, c'è il cane. No, io non ti voglio più adesso. Perché? Perché vieni lo fai qua, bello è mio. È un continuo. Vieni qua. Un continuo di una persona che sarebbe anche intelligente, perché Anna poverina non è scema, ma ogni volta tardi. E allora basta, ci siamo tutti rotti le palle, Anna, di questo fatto. Capito, ma tu non è che c'è. No, io niente, sei che ogni volta dici le cose in ritardo quando ormai non servono più. Quest'armadio c'è sempre stato qui nell'angolo? No, è nuovo! Apri un po'! È un simbolo strano! È tipo un armadio del teletrasporto. Può chiudere. Mi chiudo dentro, vediamo se magari... Lasci fuori! Dove sei, Lion? No. Che è successo? Sì, è un armadio del teletrasporto davvero! Anch'io! Allora, però devi dire a Alex di posare quello schifo. Alex, vai subito via. Sei espulso, fuori. Basta, sei espulso. Sei espulso, cosa ti avevo detto di non fare prima? Di non prendere il tuo corpicino. E cosa hai rifatto? L'ho ripreso mai. Fuori. Più brutto. Fuori. Te ne devi andare. Vieni in un angolo. Devi guardare il muro. Te l'ho portato in giro per tutta casa. Devi guardare. Sei un idiota. Prima di tutto chiedi scusa. E io non ti perdonerò lo stesso. Perché sei un irrispettoso. Una bestia. Sei un imbecille. Va bene? Un imbecille sei. Eri un amico. Facciamo così agli amici. Sì. Portiamoli in giro quando muoiono. Vero? Bell'amico che sei. Grazie, Bravo! Potevi salvarlo prima! Ma salvarmi! Perché questo è capace di salvarmi! Questo qui, se io sono morto e lui si avvicina, muoio una seconda volta io! E poi ti mangia pure! Ah, è quello che volevi fare, No, non l'ho mangiato, lo giuro! Ma era quello che volevi fare, Ammettilo! Ero tentato, però non l'ho mangiato! Schifoso perverso. Ragazzi, comunque, io sono arrivato con la mia bussola, seguendo la mia bussola, a un sasso che è fuori nel giardino. Ed è qui il punto X. Arrivo subito. Ci sarà tipo una chiave sotto.
Può essere per... Interessante. Allora, sul retro del sasso c'è una crepa. Quindi magari bisogna farci esplodere qualcosa. Vi viene in mente qualcosa di esplosivo? C'è tipo il bazooka o tipo la dinamite. E ti ricordi dove si trovava? È il garage. E bisogna provare. Andiamo a prenderli. Questa serviva, altro che accennini. Oh, no, ma questa fa un questa fumo assurdo. Questa è la risposta al sassone. Allora, tutto. Ci vado io, attenzione, in guardia, che non so cosa potrebbe succedere, Ce la butto in mezzo. Vai! Ok, si è accesa, attenzione! Attenzione, attenzione! Esplode ora, Eccola! Eccola, sento il fizz! Ecco, esplosa! È esplosa bene! Esplosa bene! C'è esploso anche il cane in mezzo! Raga, non è successo niente neanche questa volta. Ma è possibile! Raga, allora, non c'era questo sasso. Inoltre, ti porta lì la bussola, quindi è lì per forza. E abbiamo usato di tutto! A meno che veramente non devi usare... che ci devi correre contro con qualcosa, ma... ci provo, col tagliarbo, vogliamo provare? Dai! È vero, col tagliarbo, vai! Ci provo, È sempre potente! No, non è neanche col tagliarbo. È impossibile! Che cavolo bisogna fare per smuovere sto macigno? Prova con la sparazione che ho io, se vuoi! Ma se vuoi provaci tu, Però, sinceramente, non credo che sia... Magari esiste un martellone da qualche parte! Un martello pneumatico, serve... Sì, ma la dinamite! Tipo. Cioè, più della dinamite, che cosa vuoi usare? Ma sarà quella, infatti! Non ha senso, scusa, E non mi viene in mente altro. Allora, se vi viene in mente nucleare, qualcosa, cos'è? Scrivetemelo nei commenti, perché secondo me il modo ci deve essere per forza. Noi non ci sta venendo in mente in questo momento, ma ci deve essere una maniera. Quindi sbizzarritevi, date suggerimenti giù nei commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente. E io credo che sotto quella pietra ci sia la chiave per il baule del tesoro del papà, perché è tutto lì in soffitta, tutto collegato. Quindi per forza di cose deve essere quello il modo. Per oggi però purtroppo noi non siamo riusciti a trovare la soluzione. Ci giocheremo però in un prossimo episodio, anche per il pipistrello, ricordatevi per il pipistrello, perché io voglio vedere anche quello che cosa succede se ti morde. Per oggi comunque grazie per aver guardato il video e Lion out. Ciao.